59.700 ingressi e più 29% di crescita di presenze. Sono questi i numeri di un'edizione da record della Kermesse internazionale dell'ortofrutta MacFruit, che si è tenuta a Rimini dal 3 al 5 maggio e che ha visto la Calabria partner istituzionale dell'evento, presente con un suo ampio spazio espositivo. Una 40ª edizione che va in archivio per la qualità dei visitatori, le proposte di alto livello specialistico e la grande crescita di espositori esteri e visitatori, e che ha visto la Calabria protagonista raggiungendo notevoli risultati grazie al suo ricchissimo paniere di prodotti di eccellenza e al lavoro svolto dall'ente regionale calabrese volto alla promozione del comparto. Se ne dice certo anche il presidente della giunta regionale calabrese Roberto Occhiuto. Siamo felici poi quando vediamo una ricchezza di contributi imprenditoriali da parte di aziende del settore dell'agricoltura e dell'agroindustria che si stanno segnalando come casi di eccellenza a livello nazionale. Siamo ancora più contenti quando vediamo che c'è grande interesse da parte della comunità nazionale, delle organizzazioni di produzione nei confronti dell'agricoltura calabrese, anche per gli sforzi che l'assessore Gallo, che ringrazio molto, unitamente al direttore generale Giovinazzo, stanno svolgendo in questo ambito, dimostrando che la Calabria è una regione davvero straordinaria. Vorrei ricordare che è la regione che si è meglio qualificata per le produzioni biologiche, è una regione che è tra le prime in Europa per la produzione di kiwi, per esempio, è una regione che ora deve fare un salto ulteriore, deve avere la capacità di utilizzare anche la sua vocazione nel Mediterraneo come hub logistico per le aziende dell'agroalimentare e dell'agroindustria. Abbiamo il porto di Gioia Tauro, che è il primo porto d'Italia, uno dei principali del Mediterraneo. Con l'assessore Gallo stiamo ragionando da tempo in ordine alla possibilità di far diventare questo porto un porto servente a esportare le produzioni dell'agroalimentare non solo della Calabria ma dell'Italia verso mercati facilmente raggiungibili appunto attraverso Gioia Tauro. Ecco, il lavoro non manca, ma occasioni del genere ci riconciliano appunto con la nostra attività, perché ci ricordano quello che noi cerchiamo di ricordare quotidianamente alla comunità nazionale, cioè quanto ricca potenzialmente sia la nostra regione. L'apertura dell'evento ha visto l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo esaltare la forza, le peculiarità e le caratteristiche del territorio calabrese, che esprime con oltre il 30% delle produzioni bio un fatturato delle aziende locali pari a oltre 950 milioni di euro. La Calabria c'è con grande orgoglio, perché lo avevamo detto lo scorso anno, eravamo stati qui e avevamo scelto di investire su una fiera in crescita, e quest'anno siamo regione partner e quindi ci dobbiamo presentare con l'abito migliore, dobbiamo essere più bravi degli altri, e lo siamo stati perché abbiamo allestito uno stand più grande, più bello, con caratteristiche diverse, perché siamo peraltro consapevoli di portare in giro tanta qualità e siamo consapevoli che ci sono imprenditori bravi, capaci, che in quest'ultimo anno hanno fatto crescere il nostro settore ortofrutticolo da 870 milioni di fatturato a 950 milioni di fatturato, e non era semplice perché sono andate in produzione alcune qualità, per esempio il kiwi a polpa gialla o
di Clementina Tardiva che danno valori e riconoscono valori di produzione più elevati ai nostri imprenditori. Tutto questo fa sì che noi ci candidiamo come regione in crescita ad avere un posto migliore nella firmamento delle regioni che sono nelle condizioni di produrre, perché dobbiamo avere consapevolezza di una grande fertilità della nostra terra, di una ricchezza in termini di biodiversità. E poi siamo regione di più bio d'Italia, la terza in Europa per superficie agricola utilizzata, perché siamo al 36%, e siamo regione non glifosata e quindi siamo regione altamente sostenibile. Beh, tutto questo fa il paio con una capacità dei nostri imprenditori che devono avere l'unica ambizione, quella della qualità. L'edizione 2023 del MacFruit, che ha compiuto 40 primavere, è stata inaugurata dal ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha poi visitato lo stand della Regione Calabria, complimentandosi per il lavoro svolto. Grazie alla Regione Calabria di aver supportato questa iniziativa come regione partner, e l'assessore Gallo, con quale collaboriamo costantemente, è uno dei protagonisti della collaborazione con il Ministero in un rilancio del sistema che mette in condizione Regione e Governo di viaggiare finalmente all'unisono. Grazie e buon lavoro. Anche Maria Tripodi, sottosegretario agli esteri e alla cooperazione internazionale, raggiungendo lo spazio espositivo della Regione Calabria, ha rimarcato la strategia lungimirante dell'ente regionale calabrese. Noi siamo tutti profondamente orgogliosi perché la Calabria sta dando un'immagine straordinariamente positiva per poi affermare anche sugli scenari internazionali e sull'importante sistema fieristico chi siamo, come lavoriamo e le eccellenze che produciamo nel nostro territorio. Essere l'unica regione partner di una manifestazione importante come MacFruit 2023 nel quarantennale della manifestazione, credo che sia una cosa che ci debba rendere straordinariamente orgogliosi. Abbiamo una filiera agroalimentare davvero centrale nel panorama nazionale, che devo fare molti complimenti all'amministrazione regionale guidata dal presidente Occhiuto e all'assessore Gianluca Gallo, che hanno ideato una strategia che ha una grande visione e che ci consente di essere protagonisti in tutti i principali momenti fieristici internazionali. La Regione Calabria ha dunque da diverso tempo avviato delle strategie concrete verso un vero e proprio percorso identitario che parte dai prodotti che dona la terra, come spiega il direttore del Dipartimento Agricoltura Giacomo Giovinazzo.
Un grande lavoro voluto dal presidente Occhiuto, accompagnato dall'assessore Gallo, a cui la struttura ha risposto. Devo dire che la fiera ci ha dato la possibilità di esprimere al meglio quello che la Calabria produce in termini di ortofrutta, che quota a livello nazionale un miliardo di euro, quindi una filiera importante, la più grande filiera che abbiamo in Calabria. Questo è un aspetto, diciamo, fondamentale, perché noi stiamo costruendo un percorso anche identitario sulle produzioni, non solo sul vino, non solo su altri prodotti, sui formaggi, anche sull'ortofrutta. L'ortofrutta è un carattere identitario dell'intera Calabria. Produciamo agrumi in tutta la Calabria, produciamo pesche e nettarine sull'intera fascia costiera e sulla zona di Sibari, quindi diciamo l'ortofrutta mette insieme la Calabria, questo è lo slogan, e su questo noi dobbiamo, come dire, esporre, e ci presentiamo con grande sforzo, ma devo dire con soddisfazione rispetto all'apertura. Le parole del Ministro, le parole di chi è venuto a visitare lo stand ci incoraggiano per continuare e per fare sempre meglio. Presente alla Tre Giorni Riminese anche Katia Gentile, presidente della Sesta Commissione Agricoltura della Regione Calabria, che si è detta soddisfatta di come proprio la Calabria si sia presentata al MacFruit 2023. Grande orgoglio di essere qui come regione partner quest'anno di MacFruit 2023, tra le altre cose nella 40ª edizione, quindi in un anno speciale anche per il MacFruit, e noi portiamo avanti questi nostri grandi prodotti di qualità, di eccellenza, dalle clementine. L'ortofrutta poi è un settore che vale in Calabria quasi un miliardo di euro, per cui è importante investire. Il nostro assessore Gianluca Gallo sta facendo un grande lavoro anche in termini di narrazione differente in Italia rispetto a quello che è la Calabria e i prodotti calabresi, e quindi andiamo molto orgogliosi di questo e continuiamo a lavorare in questa direzione. Lo spazio espositivo della Calabria nella Tre Giorni del MacFruit ha destato moltissima curiosità, grazie alla parte dedicata ai convegni, agli incontri istituzionali e alle degustazioni, dove i protagonisti sono stati i prodotti del Made in Calabria dell'ortofrutta e i consorzi, raggruppati con la finalità di raggiungere importanti risultati in termini di promozione e qualità. Qui abbiamo presenti i consorzi di tutela dei prodotti, abbiamo presenti le nostre OP, perché uno dei limiti del nostro settore ortofrutticolo è che fatturiamo 950 milioni ma siamo organizzati in 280 milioni, dobbiamo essere più bravi a fare cooperazione, e oggi sono qui presenti alcune aziende, ma sono presenti in particolare tutte le OP calabresi e tutti i nostri consorsi di tutela. La combinazione fra chi cura i disciplinari e fa tutela e fa in modo che i nostri prodotti abbiano quella qualità alla quale facevo riferimento, e chi invece fa produzione ed è capace nel produrre, nel commercializzare, è fondamentale per avere un settore ortofrutticolo, ma anche un settore agricolo e agroalimentare in perenne crescita. La regione è soltanto una parte della filiera. La filiera fondamentale sono le altre parti, i consorzi, i produttori, gli agricoltori, le forme organizzate, le organizzazioni professionali. Noi facciamo parte di questa filiera e noi dobbiamo esaltare e spiegare agli altri che la regione non può essere colei che fa, ma colei che coordina e aiuta gli altri a fare.
insieme si può fare davvero tanto, pensiero che accomuna tutti i presidenti dei consorzi. Il consorzio è presente come ormai da 4 anni in veste di rappresentante della patata della Sila IGP. Il consorzio oggi commercializza oltre il 90% della produzione certificata a marchio indicazione geografica protetta, è sempre più presente sui mercati ed eventi come il MacFruit non fanno altro che accrescere la reputazione e a creare nuove opportunità di business con il trade. Partecipiamo con uno stand a sé stante all'interno del padiglione Calabria, chiamiamolo così, proprio per dar vita a una serie di iniziative che abbiamo notato nel tempo ci hanno portato a dei risultati sempre migliori. Proprio in questa occasione abbiamo organizzato una serie di attività ed eventi, uno legato alla divulgazione di quelli che sono i dati e quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti grazie all'attività di promozione della misura 3.2 della Regione Calabria, ma non solo, abbiamo dialogato con la grande distribuzione per capire il valore aggiunto che questo prodotto IGP ha all'interno della grande distribuzione e riferito al consumatore. Ci sono 123 aziende che certificano in questo prodotto e quindi siamo in forte crescita e espansione. Noi continuiamo a far parlare del nostro limone perché non è il primo anno, ma stiamo crescendo anche in questo, nella promozione, nella pubblicizzazione del prodotto. Il prodotto di solito si pubblicizza da solo per la sua bontà, per la sua, le sue peculiarità, però logicamente è un limone che ha delle peculiarità particolari, il 70% di limonene, il 35% di succo, il 4,5% di acidità. Proprio questo insieme rendono il nostro limone più appetibile, lo rendono come limone che si mangia, noi lo chiamiamo limone che si mangia. Opportunità di avere un contatto con la politica, con le istituzioni, e quindi anche con l'assessore all'agricoltura, con cui abbiamo avuto un confronto di idee, con il quale insieme al Ministero stiamo sviluppando l'ultima delle azioni che ritengo sia molto importante per il bergamotto, che è quello di includere il frutto di bergamotto nella denominazione di origine protetta. Io sono presidente di questo consorzio che gestisce per conto del Ministero delle Politiche Agricole il controllo sulla qualità dell'olio essenziale di bergamotto. Noi vorremmo dilatare, ampliare e utilizzare la tutela anche per il frutto e per tutti i suoi derivati. Abbiamo beccato un'edizione del MacFruit scintillante. Abbiamo avuto una prima giornata impegnativa e non ce l'aspettavamo. Si inizia a pensare al futuro con un po' di serenità. Bisogna lavorare anche perché noi combattiamo contro un fenomeno che diciamo, su un fattore di produzione che è il clima, che è il 95%, noi incidiamo per il 5%, per cui avere, come dire, un andamento climatico favorevole per noi è importante. Oggi noi assistiamo ad un evento straordinario, quello di avere un assessore, un direttore generale, assessore Gianluca Gallo e direttore generale Giovinazzi, i quali si stanno spendendo affinché i prodotti agroalimentari, ortofrutticole, ma in Calabria abbiano una visibilità che merita in tutto il mondo.
All'ingresso dello spazio fieristico di Rimini, che ha ospitato il MacFrut 2023, i frutti principe della Regione Calabria sotto forma di scultura realizzati da Giuseppe Carta hanno accolto le migliaia di visitatori della kermesse. È stato tanto un grande onore essere qua a rappresentare la Regione Calabria. Qua devo ringraziare innanzitutto il mio art director Paolo Pecoraro e l'assessore Gianluca Gallo, che hanno veramente voluto che venissi qua. Non è stato difficile poi in realtà, perché io sono il pittore, mi chiamano, dei grandi frutti, delle germinazioni, per cui fare i frutti della Calabria è per me, nel vero senso della parola, è un gioco, una gioia, perché le germinazioni, come le chiamo io, sono i frutti che ci regala la terra. La Calabria è veramente ricca di frutti. Se noi pensiamo quanti frutti possono essere a rappresentarla, qua adesso ce ne sono 7, ma potrebbero essercene 30. Per cui rappresentare al MacFrut il mercato più importante d'Italia, per quanto ne so, nella piazza all'ingresso con la Calabria, è un onore grandissimo. Sono stati davvero innumerevoli i momenti in cui si è potuto entrare nell'anima della Calabria e di ciò che la sua terra produce. L'odore di cedro, mandarino, bergamotto hanno sedotto e conquistato chi è passato dallo stand della Regione Calabria, grazie anche alle preparazioni del bartender Gianfranco Cacciola, che ha raccontato la Calabria così. Utilizzando i 4 agrumi che sono ospiti protagonisti di questo avvenimento del MacFrut del 2023, che sono il bergamotto, il cedro di Santa Maria del Cedro, il limone di Rocca Imperiale e il clementino della Piana di Sibri, da dove provengo anch'io. E ci tengo anche a sottolineare che sono di famiglia, un produttore anche di clementine, quindi per me è proprio un piacere personale proprio riuscire a preparare dei cocktail utilizzando dei prodotti che mi rappresentano al 100%. Floccato con maci venali, non sia esattamente.
La tre giorni della Regione Calabria al MacFrut di Rimini si è chiusa con un bilancio assolutamente positivo e con la voglia e la necessità soprattutto di fare sempre di più e sempre meglio. Credo sia un risultato che voi potrete testimoniare di centralità della nostra regione nell'ambito del panorama ortofrutticolo nazionale, ma anche nel panorama agricolo e agroalimentare. E questa è solo una tappa di un percorso che ci deve vedere crescere sempre di più anche in tema di consapevolezza, sia nella nostra regione con i nostri conterranei, sia anche e soprattutto sulla capacità dei nostri imprenditori di rappresentarsi non in maniera subalterna, non in maniera secondaria, ma con la certezza di essere produttori su una terra superiore, straordinariamente fertile, straordinariamente ricca, straordinariamente capace di dare il meglio. E allora noi questo meglio lo dobbiamo tenere fuori con la forza di una capacità che noi calabresi abbiamo e che deve venire fuori in questo momento in cui stiamo suscitando grande curiosità e grande attenzione nel panorama nazionale ed internazionale. Ora dobbiamo avere tutti soltanto l'ambizione della qualità. Avendo l'ambizione della qualità, tutto il resto verrà da solo.